Ciao, ben ritornati su un nuovo video dei prodotti terminati del periodo. Prodotti terminati del periodo, ma beauty per la cura della persona. Allora, parto con la roba meno ingombrante. Ho finito un'ecoricarica della Nidra Sapone. Allora, questo io ogni tanto lo ricompro perché la saponetta Nidra era la saponetta preferita da mia nonna e per cui mi evoca ricordi fantasmagorici e quindi, beh, cavicago, ben porta. Ragazzi, faccio video nel tempo libero. Oxi, oxi. Boh, e quindi ogni tanto lo ricompro. Se riesco a trovare questo tipo di formato, mi piace di più perché fa bene all'ambiente. Questo è un sapone mani, però acquisto anche il bagnoschiuma, però della profumazione classica, perché ho provato varie profumazioni, quella rosa, no, 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 questa, solo questa sa un profumo che è una roba allucinante. Poi, maschere viso, vabbè, ho finito queste che ve ne ho già parlato, questa della Sien che ve ne ho già parlato. Questa dei capelli della Sien che vi ho già fatto vedere, cioè ho fatto già un articolo sul blog, maschere di basso costo, ma non hanno nulla da invidiare alle maschere di alto costo. A me piacciono per fare un'idratazione, per farmi una cura alla settimana, anche 2 volte a settimana. A me piacciono, per cui insomma le prendo, le ricompro, non mi danno nessun tipo di problema. Poi ho finito un sacco di salviettine umidificate. Queste sono di Primark struccanti e sono una bomba atomica. Mi piacciono tutte, quelle al cocomero le adoro di più. E al cocomero, al cucumber, al cetriolo e quelle al tea tree sono le mie preferite, però tutte le altre sono comunque molto buone. Poi ho finito queste, che sono delle salviettine da neonato, ma super low cost, sono 75. 72 pezzi, le avrò pagate 0,99 centesimi, vanno bene per l'utilizzo che io ne faccio, le ho finite. Poi ho finito queste che le ho prese da Mauris, sono i pacchettoni quelli grossi. A me Mauris, non ero abituata ad andare a fare spesa da Mauris, ma devo dire che Mauris mi ha dato notevoli soddisfazioni. Primis in queste che sono un bel formato perché adesso sono 72 più 16 in omaggio e hanno l'apertura quella con la plastica, quindi rimane sempre umettata la salvietta, quindi è fantasmagorica. Poi ho finito anche questi in montagna perché c'è stato uno sciame di non si capiva cosa e allora le ho tirate fuori, sono le mie salvavita, sono delle salviettine per l'antipuntura di insetti e zanzare, ideali da portarsi tipo in montagna, da mettere dentro il marsupio, tirare fuori l'occorrenza, le ho finite. Ciao. Un'altra cosa di Mauris, come vi ho detto, Mauris mi ha colpito in parecchie cose, soprattutto per quanto riguarda i tovaglioli di carta, che avevo fatto vedere, che avevo preso quelli super colorati, guardate ragazzi, li continuo ad utilizzare, avevo preso 3-4 pacchetti, uno bordeaux, uno rosso, per me sono buonissimi, nel senso che il tessuto è di carta, ma non fai così e ti rimane la roba in mano. E un'altra cosa che mi ha colpito, che lo sapete che nel video precedente sono un po' delicatina, è la carta igienica. Questa carta igienica ok, carta igienica super scorta, 3 veli, 12 rotoli. Quando andrò, comprerò un arsenale di carta igienica, onde evitare che ci siano spiacevoli inconvenienti. Buonissima, morbida, bella compatta, non intasa, perché anche questo è importante, perché tante volte quando hai più veli, ti si impappa in un macello, vabbè, che argomenti che io parlo, va bene, avete mai visto che uno parla così della carta igienica? Insomma, questa è tanta roba ad un costo estremamente accessibile, low cost. Se l'ho pagata 3 euro è tanto, va bene? Quindi questa qua, 3,49 euro, adesso non mi ricordo ragazzi, perché dovrei fare uno svuota la sfida quando vado al Mauris e quando ci andrò, che farò fuori un po' anche di detersivi, ci andrò e ve ne renderò. Partecipi!
vi renderò partecipi. Bene, prodotto per l'igiene dentale, ho finito il mio classico Elmex, che noi in famiglia utilizziamo molto, Elmex Parodontax Sensodyne. Dopo mi piace cambiare, mi prendo il Marvis alla liquirizia, il Marvis alla cannella, per ogni tanto cambiare. Comunque l'Elmex, questo noi prendiamo, attenzione, perché di Elmex ce ne sono tanti. Io prendo il, vedete qua cosa c'è scritto, Professional, ok? Questo è quello secondo me che è più tanta roba. E poi ho finito un Sensodyne piccolino, perché questi ogni tanto li compro, oppure me li regalano dal dentista quando vado a fare la pulizia e li porto sempre in vacanza. Ho finito due profumini che mi hanno dato, probabilmente. Allora, Splendida di Bulgari, e questo non mi è dispiaciuto. Questo non è, mi è dispiaciuto. E poi mi hanno dato Miss Dior. Sì, ma non è uno dei miei preferiti. Sempre di Dior, perché ho preso la matita da Sephora, mi hanno dato un campioncino del Forever Skin Glow. Come si dice? Forever Skin Glow? E a famo? Vabbè, ragazzi. Vabbè. Che brava youtuber, metafora una mazza. Vabbè, non importa. Fondotinta. Sono una voce fuori dal coro. A me questo fondotinta non mi è piaciuto niente. L'unica cosa positiva è che ha un fattore di protezione 20, ma a me sulla mia pelle non mi è piaciuto, quindi io sinceramente no. Bene, andiamo avanti. Aspetta. Ok, ho finito due burro cacao. Allora, uno che acquistai a Trento, che ho fatto anche l'articolo sul mio blog, che è questo del brand Panier de Sens de Provence. Buono, ma ultimamente si era molto liquefatto, quindi l'ho finito molto 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 rapidamente, perché appunto si è liquefatto. Allora, un altro burro, questo mi era stato consigliato dal dermatologo, e probabilmente giustamente ognuno al suo lavoro, questo è una cosa, Ceramol 311, Stig Labbra, ristruttura i lipidi fondamentali dell'epidermide, pelle iperattive, intolleranti e allergiche. Questo qua, ragazzi, questo qua è una bomba, l'ho maciullato, non c'è più dentro niente. Questo lo ricomperò assolutamente. 4,5 grammi di prodotto costa, costa. Siamo sui 7 euro sicuri, 6, 7, non lo so. Però Unifarma Biomedica, tantissima roba. Questo lo ricomperò sicuramente. Ne ho tanti da finire, ma questo sicuramente sarà di nuovo mio. Poi ho finito il Suddenly Woman 1. Questo è un profumo di Lidl. Un profumo di Lidl che c'ha una certa, ha un po' di tempo, però era il dupe di Chanel numero 5. E allora, tu che mi stai ascoltando e che vivi con me, no? Tu, allora, o mi regali Chanel numero 5, ma no, quello, insomma, di nicchia, diciamo così, oppure qualcuno sa, perché questo non lo fanno più, io questo lo spruzzavo per andare a letto, come Marilyn, e d'altronde, se non è acqua. Bene, finito, non c'è più. Se qualcuno ha dei dupe da dirmi, scriva qua sotto. Ho finito un oli sublimi monoi detaiti di Phytorelax. Questo, ragazzi, è un olio buono. Intanto il profumo è rimasto invariato, e cioè ho impiegato un po' per finirlo, ma è veramente strepitoso. Questo usato sotto la doccia con il corpo ancora bagnato, questo è per viso, corpo e capelli, cioè l'ho adoperato come struccante.
questo veramente tanta roba. Se lo trovate, olio monoidi taniti, olio secco multiuso della Fitorelax, un profumo paradisiaco. Poi ho finito un siero da 100 ml, bello grosso, di acido ialuronico coreano, preso su un sito che non mi ricordo forse neanche più, comunque tanta roba, ne ho un altro da aprire. L'acido ialuronico, io vedete, lo bevo, ok. Poi un buon prodotto è della Venzen Beauty of Nature. Poi ho finito due deodoranti, questo ve lo faccio vedere, non so se qualche ometto interessato, questo è di mio marito, è il suo, non si cambia mai, provo a cambiare qualche volta, ma questo è quello che ama lui, il Nivea, quindi ogni tanto si ricompra. E ho finito anche questo, fresco, zero sali, neutro Roberts, a me piace, a me resiste, e anche la profumazione tipica di Neutro Roberts, insomma, a me piace. Passiamo ora a shampoo. Ho finito uno shampoo di Yves Rocher, riparazione senza solfati. Questo qua è molto 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 buono. Per chi ha i capelli secchi come me va benissimo. Se avete dei capelli non secchi ma fini, secondo me è un po' pesantino, ma a me è piaciuto. Quindi prodotti, secondo me tutti gli shampoo di Yves Rocher comunque sono degni di nota. È difficile che non mi piacciono. Questo me l'aveva inviato Biagina. Se avete bisogno di acquistare per Yves Rocher, fate riferimento a lei, perché lei è una bomba, lei vi consiglia benissimo e tanta roba. Ve la linko qua sotto comunque se siete interessati. E poi ho finito delle saponerie siciliane la crema di sapone ai pistacchi fiori di mandorlo. Questo è tanta roba, cioè, allora, diciamo che a mio avviso profumano, però quando poi vai a detergere la pelle e sciacquare rimane il profumo, ma non è invasivo, non è troppo, non è too much. A me sinceramente non secca neanche particolarmente la pelle, chiaramente quando si è arrivati a una certa età hai bisogno di idratazione, quindi se c'è un bagnoschiuma che secca lo sento particolarmente. Questo chiaramente non è super idratante, però non è male. Dopo aver, cioè, se uno adopera questo, la sua crema da corpo, o questo o l'olio, è sicuramente un buon prodotto degno di nota per poi quello che costano. Quindi, cioè, adesso ho in doccia il bagnoschiuma, quello al mandarino, ed è tanta roba anche quello. Cioè, sono ottime, ottime profumazioni. Dovrebbero fare anche la crema corpo. Se fanno la crema corpo, sicuramente ne proverò qualcuna. Bene, questi sono tutti i miei prodotti beauty terminati per la cura della persona del periodo. Niente, se il video vi è piaciuto, like, iscrivetevi e attivate la campanella. Ciao, alla prossima!